Bentrovati a questo dodicesimo appuntamento di Libri, Autori e Bougainville, edizione numero 25, la rassegna di incontri con l'autore organizzata dal Comune e dalla Prologo di San Vito Lo Capo, e questa sera sono particolarmente felice di avere qui. Sì, ma fai. Sono particolarmente felice di condividere questo palco del giardino di Palazzo La Porta con Alessandro Davenia. Sono felice perché, nonostante le numerosissime richieste di presentazioni di incontri con l'autore, a parte racconti teatrali e firmacopie, Alessandro Davenia quest'anno, quest'estate, appunto, ci ha riservato l'onore di incontrarci e di incontrarvi qui a San Vito Lo Capo, in questi grandi appuntamenti estivi che tu ti sei ritagliato. E come ha scritto sui social, l'ha fatto perché San Vito Lo Capo è uno dei tuoi luoghi del cuore. Quindi intanto facciamo un applauso ad Alessandro. Mi sembrerebbe pure inutile presentarlo, perché se siete qui lo conoscete tutti, però voglio dire che fra i suoi romanzi tradotti in tutto il mondo c'è Bianca come il latte, Rossa come il sangue, da cui è stato tratto l'omonimo film, Cose che nessuno sa, Ciò che inferno non è. Molti di questi libri li abbiamo presentati qui, tra l'altro, a San Vito: L'arte di essere fragili, Ogni storia è una storia d'amore, L'appello. Dalle ultime tre opere teatrali ha tratto dei racconti teatrali che hanno girato l'Italia con enorme successo, e ogni lunedì dalle pagine del Corriere della Sera dialoga con i lettori nella rubrica, appunto, Ultimo Banco. Il libro che questa sera ci presenta è edito da Mondadori e ha per titolo Resisti cuore, l'Odissea e l'arte di essere mortale. Ed è un libro in cui l'Odissea si intreccia sicuramente con la vita dell'autore, le nuove scoperte, il passato, talvolta anche doloroso, e le delusioni d'amore, l'amore è trovato, la maturità e infine la scoperta di essere mortale e quindi uomo. E come più volte ha ribadito nelle interviste Alessandro Davenia, l'Odissea è un viaggio con un biglietto di ritorno, perché di solo ritorno, per riscoprire se stessi e per ritornare all'origine della propria essenza, della propria vita. E questo è un libro che, come dicevamo poc'anzi con Alessandro, è una sorta di seconda parte del libro dell'arte di essere fragili, che lui ha scritto, appunto, dedicato a Leopardi. Però prima di cominciare a raccontare queste, mi piace dirle, queste odissee, ecco, io volevo chiederti: questo libro ha una genesi molto particolare, no? Che, come quasi tutti i tuoi libri, parte dai banchi di scuola. Ecco, ce la vuoi raccontare? Forse è l'unica domanda che riesco a fare, attenzione. Buonasera, mi chiedo cosa vi spinga a essere qui in una serata così bella a San Vito Lo Capo. Sono veramente commosso e sicuramente avrete altro di meglio da fare. Se siete qui è perché siete un po' pazzi, o forse perché ancora le parole funzionano ed è quello di cui abbiamo più bisogno. Ci riflettevo oggi, quale aumento di essere è la parola ben detta. E oggi ero sul mare lì a godermi un bagno sulla spiaggia e osservavo tutti i comportamenti delle persone. E tra questi comportamenti c'è il fatto che le persone a mare stanno lì e parlano tantissimo, sembrano avere finalmente il tempo di dirsi le cose che non hanno avuto il tempo di dirsi nel tran tran quotidiano. E perché cerchiamo questi momenti di pace per trovare le parole che non abbiamo il tempo di dirci? È come se la bellezza, e questo posto di bellezza ne offre tantissima, abbassasse finalmente le nostre difese. Come se non avessimo più paura di dire quello che ci sta a cuore, quello che ci fa vergognare, alle persone che ci stanno più vicine. E lo vedevo, c'erano lì persone che stavano per ore in acqua. C'erano dei genitori eroici, ho visto una coppia che oggi ricorderò per tutta la vita. Loro erano coricati sul bagnasciuga con la testa nella parte più alta e il corpo in acqua. E i bambini costruivano dei castelli di sabbia sulla loro schiena. E loro, impassibili, per un'ora sono rimasti in quella posizione, che evidentemente era il loro momento così di pace, in Di questo di relax. Quindi non, devo dire, non li ho invidiati, però mi è sembrata una cosa bellissima che ci fosse tutto lì. Allora, voi pensate che alla fine, in questa vita, che
che cosa aspettiamo se non assestare un buon ti amo ben detto? E che cos'è ti amo se non un insieme di lettere che non significano niente se ci pensate? Eppure hanno un effetto su chi le dice, su chi le ascolta, di aumento di essere. Questo dimostra che cosa? Che anche le parole di tutti i giorni, riscoperte, ritrovate, ci aiutano a trasformare la nostra vita in qualcosa di degno di essere vissuto. E in fondo la bellezza ha questo compito, e forse è la vocazione di San Vito, di creare le condizioni perché uno dica un ti amo ben detto. Se venite qui in vacanza e non riuscite a dire un ti amo ben detto, avete sprecato la vacanza. O se non ne ascoltate uno ben detto da chi vi sta accanto, o se non date una carezza ben fatta, un abbraccio ben assestato, proprio quei momenti in cui tu senti che quella parola, quel gesto aumentano l'essere di chi lo dà e di chi lo riceve. Tutto questo non c'entra niente con la domanda, ma adesso anche rispondo alla domanda. Ero preoccupato del banchetto con i liquori lì all'angolo. È la prima volta che una presentazione vede il banchetto dei libri da un lato e il banchetto dei liquori dall'altro. La cantina chitarra che ogni sera ci fa compagnia con i suoi vini. Quindi poi si offre per tutti. Assolutamente, no? Perfetto, sì. Li abbiamo rovinati in questo. Esatto. No, credo che dobbiate anche pagare. No, assolutamente no. No, una degustazione. Allora io poi assaggio volentieri anche. Grazie. Allora, questo libro nasce sui banchi di scuola perché? Perché come ricordavamo oggi, caro Giacomo, questi incontri che abbiamo fatto qui cominciavano in quella viuzza con le vacanze di Milano, esattamente. E poi si sono interrotti perché in mezzo c'è stato quell'evento epocale della pandemia. E durante l'anno della pandemia, siccome io ho la cattiva abitudine di far leggere l'Odissea per intero ai miei studenti, quindi voi immaginatevi il mattone. Quelli del primo anno, del primo anno. Quelli del primo anno. Il primo anno, non so se avete ricordi delle vostre scuole superiori, ma si legge antologicamente una serie di brani tratti dai poemi epici. Quindi si legge un po' di Iliade, un po' di Odissea, un po' di Eneide, un po' di Orlando Furioso, insomma. E alla fine dell'anno i ragazzi escono stremati, che non hanno capito niente di tutte queste cose. E io invece ho una pretesa di dire, insomma, abbiamo i poemi per intero, leggiamoceli per intero. Crediamo ancora nella bellezza, cioè creiamo San Vito lo Capo in classe, sostanzialmente. Che quando uno arriva lì al mare, dice questo mare è gratis, l'ha fatto qualcun altro per me e mi aiuta a vivere meglio. Che la scuola poi dovrebbe servire a questo. Che è il compito della bellezza, cioè la scuola dovrebbe essere il luogo in cui per 13 anni uno incontra una bellezza gratuita. In fondo alla scuola che cos'è? È la celebrazione di tutti i compleanni dell'umanità. Tu incontri i momenti in cui l'umanità ha fatto il compleanno. Dante Alighieri, Shakespeare, Einstein, le leggi della termodinamica, la tabella dei, come si chiamano, degli elementi chimici, insomma tutte quelle cose che l'umanità ha scoperto con stupore, e tu ti accosti a queste cose e dici mamma mia quanto mondo c'è da esplorare. E io che parte ho in tutto questo? Invece, tendenzialmente nella scuola di tutti i giorni, quella che tutti abbiamo vissuto e ci ricordiamo, quello che ci veniva chiesto era la ragione per cui eravamo assenti. Ve le ricordate le giustificazioni? No? Cioè, sei stato assente e ti viene chiesto perché sei stato assente. E lì parte la creatività dell'italiano che va a scuola. Io lo dico sempre quando mi chiedono ma lei le trame, io non devo inventare niente, io prendo le giustificazioni dei miei alunni per inventare le trame dei romanzi. Voi ve lo ricordate quando avete scritto la volta che avete marinato la scuola motivi familiari? Ecco, dietro quei motivi familiari c'è un mondo. Poi se ci pensate, Anna Karenina comincia con motivi familiari, no? Cioè, i grandi romanzi della storia sono le giustifiche che abbiamo scritto. Poi se vuoi scrivere un romanzo più intimistico, più psicologico, ti adatti a quella giustifica a motivi personali, no? Poi se vuoi scrivere di fantascienza, basta che ti accordi con quelle giustificazioni in cui i nonni o i parenti muoiono e risorgono continuamente, no? Vi ricordate quante volte avete fatto ammalare, morire i vostri parenti? E per me resta indimenticabile il momento in cui un collega incontrò il morto.
non il morto, il figlio del morto, perché era il nonno chiaramente, e si avvicinò e dice: ho saputo, mi dispiace molto. Questo signore guardò un po' stranito il professore, si capirono al volo, e poi credo che insomma sia tornato dopo un mese l'alunno, perché non camminava sulle sue gambe. E, comunque, questo per dirvi che cosa? Che la scuola, invece di essere il luogo in cui ci chiedono la motivazione per cui siamo presenti, è diventata il luogo in cui ci chiedono la motivazione per cui siamo stati assenti. Voi immaginatevi una scuola in cui ogni giorno, all'appello, invece di giustificare l'assenza, devi giustificare la presenza. Cioè tu fai l'appello e dici: Giacomo Pilati, ma lei oggi è qui perché? Perché mi hanno costretto, il più delle volte uno dice, no? La scuola, come la chiamiamo in Italia? Scuola dell'obbligo. E la parola scuola viene da questi signori greci che usavano la parola skolē. Cosa vuol dire in greco skolē? Non so se avete ricordi di greco, per chi l'ha studiato, per chi non l'ha studiato non vi preoccupate, è il motivo per cui ancora non andate dallo psichiatra. Ma skolē in greco voleva dire, udite udite, tempo libero. Cioè voi immaginatevi uno studente medio italiano che la mattina sente la sveglia alle 7, dice: mamma mia che bello oggi, ho 5 ore di tempo libero, non vedo l'ora. Questo applauso manifesta del dolore, della fatica vissuta nel vostro passato. Vi sarebbe piaciuto avere 13 anni di tempo libero. E loro lo chiamavano tempo libero perché, sto rispondendo alla domanda, E Giacomo ne ha preparate 35, ha detto che bastava la prima. Tempo libero perché? Perché era il tempo che finalmente si poteva dedicare a lottare per qualcosa di diverso dal non morire. E lottare per nascere, che è poi il motivo per cui siamo liberi. Cioè che la vita è un cammino non verso la morte, come crediamo, ma verso una nascita. Cioè il bello sarebbe arrivare a quel momento dicendo: sono nato del tutto, sono nato del tutto. E la bellezza ha questa capacità di mettere in crisi il fatto che siamo un po' troppo morti, e ci richiama alla vita e ci chiede: ma tu a che punto sei con i doni della vita? Perché quando uno vede una cosa bella, cosa sta guardando? A proposito di compleanni dell'umanità, sta guardando qualcuno che ha raggiunto il compimento dei suoi doni. Tutte le volte che noi cerchiamo il bello, in fondo stiamo cercando qualcuno che ci costringa a ricordarci che siamo fatti per questo, per nascere e non per morire. Per questo oggi c'era tutta quella gente su quella spiaggia, perché se no non si spiega che noi che fuggiamo dal caos cittadino poi lo ricreiamo su una spiaggia. Cosa stiamo cercando? Stiamo cercando il tempo libero. E per i greci il tempo libero era il tempo in cui che tu potevi finalmente dedicare a quelle cose che non muoiono, perché la loro ossessione per un popolo che chiamava gli uomini mortali, voi immaginatevi in Sicilia incontrare uno per strada e dirgli buongiorno mortale, tu faresti dei gesti apotropaici, mi manderesti a quel paese, e loro chiamavano l'uomo mortale, cioè ogni volta che ti incontro ti dico ricordati che devi morire. Dice: mamma mia che sfortuna sti greci. E invece no, è la cosa più seria che puoi fare, perché significa che le regole del gioco ci sono. Loro infatti erano ossessionati da questo tema del destino, qualcosa che tu non scegli e ti capita e che hai il compito di trasformare in una destinazione. Questo è il bello anche in italiano, di avere una parola destino che si trasforma in destinazione. Ecco, questo perché ve lo dico, perché il gioco che sarebbe bello fare a scuola è proprio questo: trasformarla non nella scuola, cioè ritornare a quello che per vocazione era la scuola, il tempo dedicato a non morire. E invece noi la chiamiamo la scuola dell'obbligo, e infatti ci si va per obbligo, non con gioia. Non è il luogo in cui 13 anni dopo averla frequentata tu esci e dici: non vedo l'ora di andare per le vie del mondo perché è tanto bello quello che ho visto che adesso voglio contribuire anch'io a questa bellezza. Dice: non vedo l'ora di andarmene da qui perché mi hanno tolto un sacco di tempo. Sto generalizzando, però tempo libero, il tempo dedicato alle cose che non muoiono.
E allora, primo anno di scuola, io di fronte a una classe di 20-14 anni, e mi chiedo, com'è che questi ragazzi li educo sin dall'inizio a lottare non per non morire, ma per nascere? E la prima cosa da fare è far sperimentare loro una bellezza straordinaria, che non può essere la resa antologica dei libri, ma sono i libri stessi. Perché io che cosa me ne faccio di ragazzi che finiscono 5 anni di scuole superiori e sanno che l'Odissea è composta da 24 libri ma non li hanno letti? Se non è servito a diventare più vivi, ma a confermare di essere solo viventi, cioè morenti, non abbiamo fatto il salto umano. Perché c'è un livello animale che qui dentro condividiamo tutti, che è la lotta per non morire, cioè essere viventi. Dobbiamo procurarci il cibo, da dormire, le cose essenziali. Mascolè, tempo libero, è il tempo dedicato alle cose che non muoiono. E la scuola, pensateci, dovrebbe essere per 13 anni il tempo dedicato alle cose che non muoiono. E i ragazzi si sentono morire per 13 anni. Tanto che arrivano alla maturità e non sanno neanche come spendere la loro vita. C'è il fatto che invece c'è un modo di non morire, ma di nascere. Allora, il primo anno cosa facciamo? Ci leggiamo l'Odissea tutta intera. Che uno dice, mamma mia, che noia. L'avete pensato. Che mattone, sì, che mattone, è vero, è un mattone. Ma un mattone per costruire una casa. Perché ci sono mattoni che dai sugli stinchi e fanno male. E mattoni che invece creano le fondamenta del vivere. Perché, ripeto, se io imparo ad assestare bene un ti amo, cioè insegno dei 14 anni a dire le parole con precisione, io sto salvando loro il cuore e la testa. Non sto insegnando semplicemente l'Odissea. E se l'Odissea è un viaggio di ritorno ed è l'unico poema, l'unica opera letteraria che noi utilizziamo come sinonimo della vita, la vita è un'Odissea, diciamo? Ci sarà un motivo che riguarda il nostro vivere quotidiano e che lo può rendere un po' più vivo e non solo vivente? Per leggere l'Odissea, 24 capitoli, ad alta voce, tu sei la mascotte del gruppo stasera? Non ti preoccupare, la vita non sarà meno drammatica di quella che sto raccontando io. Cioè, te lo auguro di incontrare insegnanti divertenti, interessanti. E 24 libri, per leggerli ad alta voce ci vuole ciascuno mezz'ora. E noi che facciamo? Mettiamo i banchi a cerchio, io modestamente faccio Omero, e poi ciascuno interpreta un personaggio. Cioè ricreiamo le condizioni in cui il racconto orale omerico avveniva nel mondo di Omero. E ce la leggiamo tutta. Mezz'ora, un libro. 24 libri, per leggere tutta l'Odissea ci vogliono 12 ore. Siccome la media che un adolescente passa sui social è 3-4 ore al giorno, voi capite bene che si può fare. E succede una cosa che nessun social ti può dare. Che ti liberi. Cioè, se 3.000 anni dopo questo racconto ancora colpisce il cuore e la testa di un ragazzo di 14 anni del 2023-24, significa che è qualcosa che va ricordato, cioè che non è morto, a differenza del video che hai visto oggi pomeriggio, che di cui domani non avrai nessuna memoria. Però questo deve essere sperimentato nella carne, nel corpo. E la carne e il corpo è quello degli insegnanti, che devono non presentare gli argomenti, ma proprio incarnarli. Io dico che l'insegnamento è una branca della drammaturgia, cioè è teatro, ma teatro come lo intendevano i greci, era un modo di vivere. Allora, che è successo quell'anno terribile della pandemia? Che noi dovevamo leggere l'Odissea, ma le scuole sono rimaste chiuse. E io mi sono chiesto, ma io che faccio? Come faccio a rendere reale quel racconto orale dietro uno schermo? E ho detto, vediamo se funziona. E quindi, dai vari punti della città, si accendeva lo schermo e un personaggio recitava la sua parte. E io vi assicuro che è stato l'anno più bello di lettura dell'Odissea.
che mi ha fatto capire una cosa, che non è un libro fatto per essere letto, ma per essere ascoltato, perché quello che accadeva in quella distanza è proprio questo, quell'oralità originaria del poema, che entra nelle orecchie, nel cuore, nella testa in una maniera che è magica, da incantesimo, tipica del racconto orale, più che del racconto scritto. E quello che accadeva è che, siccome era un racconto che leggevamo senza poi l'ansia di dover fare qualcosa su questo, era un momento salvifico in quel contesto in cui eravamo tutti separati e lontani. Voi che appunto siete qui in vacanza sul mare, o che ci abitate qui o qui vicino, i greci, tra le tante parole che usano per dire mare, hanno pontos, che ricorda l'italiano ponte, perché è il modo in cui loro citavano il mare come legame fra le isole, fra la terraferma. Che idea che ogni tanto ci dimentichiamo, molto bella, a proposito di parole che arricchiscono il nostro sentire. Cioè, scoprire che le isole non sono luoghi isolati, e siamo in Sicilia, che è un'isola, ma sono luoghi di un arcipelago che il mare collega come un ponte. Allora, quello che è successo è proprio questo, che il mare dell'Odissea è diventato pontos, ponte. E con questi ragazzi che quest'anno hanno fatto la maturità, noi ricordiamo l'anno della pandemia non come l'anno della pandemia, ma come l'anno dell'Odissea, che è ben diverso, perché abbiamo dato un senso liberante a una cosa che senso sembra non averne avuto. Sapete cosa mi hanno regalato quest'anno della maturità i miei alunni quando ci siamo congedati l'ultimo giorno di scuola? Una copia dell'Odissea. E voi dite: che noia, la mai d'essere, una noia mortale. Esattamente dell'edizione di quella che avevamo letto noi. Dice: mamma mia, che fantasia, questi ragazzi si sono sforzati. E no. Dentro che cosa c'era? Ciascuno aveva fatto l'appello, ovvero c'erano sottolineate i versi più importanti che per ciascuno erano ritenuti più importanti, con accanto il proprio nome. Cioè, cosa mi stavano consigliando 5 anni dopo? Un appello fatto di presenze, la cui presenza era giustificata con le parole di un poema di 3000 anni fa. Quindi a casa, nella mia collezione di Odissee, che ossessivamente colleziono, ho un'edizione più bella di tutte le altre, che nessuno mai avrà, che è l'edizione in cui quei ragazzi di quell'anno hanno sottolineato quali parole servivano a dire Paolo, Lucia. E questo è tempo libero, è tempo che non muore più. Per questo è scritto il libro. Da lì è nato il libro. Alessandro, tu hai sottolineato due parole questa sera in questo tuo intervento. Una è la parola amore e l'altra è la parola mortalità. Ecco, ti volevo chiedere, ma si può amare senza avere la coscienza di essere mortali? Giacomo, come sempre, domande facili, no? Ok. Allora, l'Odissea, diciamo all'inizio, dicevi tu all'inizio, un viaggio con biglietto di solo ritorno. E questo già è intrigante, se ci pensate. Perché non c'è bisogno che venga da Veni a scrivere un libro per dire la metafora del viaggio come metafora della vita. Viaggio dell'eroe. Sì, ma quello che è interessante, che l'Odissea, e noi diciamo che la vita è un'Odissea, è un viaggio di solo ritorno. Allora la domanda che verrebbe da fare a ciascuno di noi qua dentro: ma voi state ritornando? Dice, dove? Cosa? Allora, entriamo un po' nella parola. La parola ritorno in greco è nostos. La conosciamo bene in italiano perché la utilizziamo tutte le volte che abbiamo nostalgia. Lo sentite che dentro c'è il nostos. Algia è una parola meno bella in greco, vuol dire i dolori. E quando avete un dolore, la nevralgia, la pubalgia, la sciatalgia. Non devi parlare dei tuoi problemi. Guardate, Giacomo lo conosco da 14 anni, da quando ho cominciato, che era un ragazzino appunto sotto la bougainvillea, e glielo dicevo stasera: ma tu come fai?
a essere sempre uguale? E secondo me la risposta è il mare di San Vito. Lui da 25 anni fa questa kermesse, quindi ci sono i nipoti di quelli che... Guarda, la nipote è lì, guarda. Ecco, esattamente. Ecco, quella è tua figlia con la nipote, bellissimo. E lui rimane sempre uguale, quindi continuate a venire qui a San Vito a fare le vacanze, che è proprio l'eterna gioventù. E che cosa stavamo dicendo? Il biglietto di solo ritorno. Di solo ritorno. La parola nostalgia, no? E il dolore del ritorno. Ora, la parola nostalgia è una parola che è stata inventata nel mondo moderno, più o meno nell'Ottocento, per indicare un medico che notava che dei soldati che erano in guerra, sentendo i canti popolari della propria terra, disertavano e se ne tornavano a casa. E lui, per identificare questo male incredibile, gente che appunto era a far la guerra e voleva tornare a casa, cioè la cosa più normale del mondo, inventa questa patologia, nostalgia. Ma quella di Ulisse non è questa, non c'entra niente. Nostos, in greco appunto, ritorno, che è quello che prova Ulisse. Ulisse all'inizio del viaggio prova un dolore del ritorno. Noi quando compare sulla scena nel quinto capitolo dell'Odissea, solo nel quinto, bello questo poema in cui l'eroe compare solo al quinto capitolo, noi che siamo sempre lì sulla scena, al primo posto, al primo capitolo, ci siamo, esistiamo sui social, è sempre così, sono il più bello, sono il più bravo, sono... Invece lui solo al quinto capitolo, compare al quinto capitolo e piange. Che già dire questo a un quattordicenne, dire guarda, l'eroe è uno che quando compare sulla scena piange. Tu già smonti un'intera cultura della performance e li liberi. Perché l'eroe piange? Perché gli manca qualcosa. Cioè c'è un pezzo della sua vita che non sta venendo alla luce. La parola greca per verità è aletheia, che vuol dire proprio venire alla luce, che una cosa non rimanga nascosta. Che una cosa nasca, venga alla luce per rimanerci. Lui quindi piange, perché? Perché qualcosa manca alla sua vita, perché si compia. Dove si trova Ulisse all'inizio del poema, al quinto capitolo, quando compare? Si trova nell'isola di Calipso, che Omero definisce l'ombelico dell'oceano. Dimenticatevi, ne parlavamo prima, questo fatto che l'Odissea sia collocabile facilmente nei vari posti del Mediterraneo, questo è un gioco che fanno le Proloco per avere più turisti. Il Mediterraneo dell'Odissea non è fisico, ma è metafisico. Poi è chiaro che dire che è passato Ulisse come è passato Garibaldi aiuta, quindi va bene, appropriamoci di tutto quello che vogliamo. Ma dire che è l'ombelico dell'oceano per Omero significa dire che è in un luogo che è simile alla morte, è un luogo di cui non si sa niente. Voi sapete qualcosa di dove eravate prima di nascere? È quel luogo lì, infatti è l'ombelico, voi siete usciti da lì, dall'ombelico, non dall'ombelico, ci capiamo. Il cordone ombelicale è ciò che vi ha legato a qualcuno quando siete nati. E l'ombelico dell'oceano è questo, è il momento in cui si decide di nascere. E lui perché sta piangendo? Perché come tutti i bambini che vengono alla luce, è chiamato a una vita che è faticosa, che è a termine. Il bambino piange perché comincia a respirare da solo, fino a quel momento si è nutrito e ha respirato per procura. I polmoni si allargano per la prima volta, il freddo dell'aria entra e tu sai che tu sai nella carne, non chiaramente nella consapevolezza, vabbè ci siamo capiti. Sai che quello è il primo di una serie di respiri che prima o poi finiranno, cioè sai che sei mortale, per quello piange. Poi la mamma lo porta al cuore, al petto, e uno dice, si può fare, cioè questo naufragio ha una salvezza, e non è un caso che lei ha capito, infatti, guarda come cerca la mamma, il naufragio sia costante nel viaggio di Ulisse. Comunque, ombelico dell'oceano. E qual è questo ombelico dell'oceano? L'isola di Calipso. Calipso è una dea bellissima. È una dea che vive in quest'isola e si è innamorata di Ulisse. E Ulisse è lì da 7 anni. Cioè, ricordatevi che 10 anni di questi viaggi, 7, li passa a San Vito Lo Capo. C'è un posto favoloso in cui tu stai con una dea e non ti manca niente,
e lui è lì sulla spiaggia di San Vito Lo Capo che piange. Allora Calipso interviene. Calipso, guardate che è un nome parlante. Calipso vuol dire colei che nasconde. In greco calipto è il verbo per nascondere. Che se siete stati attenti, poi io faccio le interrogazioni, voi che vi nascondete, ultimo banco. È il contrario di aletheia, che vi ho detto la verità, è ciò che deve venire alla luce. Quindi Calipso, l'ombelico dell'oceano, è colei che nasconde. Lo trova lì piangente e chiede: ma perché piange? Ulisse risponde: perché voglio tornare a casa, a Itaca. E lui non sa minimamente dove sia lì dietro Itaca, perché quello è un luogo impossibile da raggiungere. E Calipso dice: ma perché piangi? Ma com'è possibile che tu hai la promessa qui dell'immortalità e piangi? E gli fa proprio questo discorso: se rimani qui con me, sarai immortale, perché mangi e bevi il cibo e la bevanda degli dèi. E poi, chirurgica, Calipso dice: tu vuoi tornare a Itaca, dove c'è Penelope. Ma Penelope è meno bella di me. Penelope è una mortale e Calipso è una dea. E poi rincara la dose: Penelope invecchia, io no. Cioè il maschio medio, perché dovrebbe voler andare a Itaca? Perché hai l'immortalità, una donna che non invecchia, ti dà tutto quello che vuoi, non si lamenta mai, si è innamorata di te. No, incredibile. Cioè, perché piange? Cosa risponde Ulisse? Hai ragione, è vero. Lei invecchia, lei è meno bella di te. Ulisse sa avere a che fare con la realtà, ma dice: ma io ho scelto lei. Ecco il punto dell'arte di essere mortali. Se io vi dicessi: domani venite ricoverati in un ospedale, vi addormentiamo, passerete tutti i giorni della vostra vita sedati, senza soffrire, senza dover lottare con figli, mogli, mariti, tutto quello che vi affatica nella vita, dolori, malattie, così fino alla fine dei vostri giorni, farete dei sogni bellissimi, oppure vi dico: domani la sveglia suona, domani no perché siete in vacanza, ma allo stesso orario ci sono le stesse fatiche, gli stessi errori, le stesse pesantezze. Voi che cosa scegliete? Voi scegliete dove si muore. Voi scegliete quello che avete scelto. Ed Ulisse sta facendo questo. Lui ha nostalgia di una vita in cui si sa per chi o per cosa morire. Perché noi non siamo fatti per l'immortalità, perché moriamo. Questo è serio dell'Odissea, e questo devi dire ai quattordicenni di oggi, che si muore, che c'è il dolore, che c'è la malattia, che tua moglie invecchierà. Tranne mia moglie, bellissima, sempre bellissima, incredibile. L'ho scelta per quello, lei non invecchia. Incredibile. E lui vuole tornare a questo, alla scelta di qualcosa che invece muore, che invecchia. Allora è interessante che questo eroe che piange ci sta dando, ci sta ipotizzando un modo di stare nella vita in cui l'immortalità non si trova alla maniera del poema da cui proviene, l'Iliade, in cui c'è uno, nome Achille, che aveva deciso di morire giovane ma glorioso. Cioè non c'è bisogno per essere immortali di fare la guerra, ma si può trovare un'immortalità nella mortalità. E questa mortalità si chiama Penelope, cioè ha il nome degli amori di Itaca. Allora voi capite in che maniera ritorno e amore sono strettamente connessi, e partivo dalla parola nostos in greco. Viene da un verbo greco che all'attivo, l'attivo ve lo ricordate, no? Insomma avete studiato le parti del discorso, il verbo, no? Il verbo all'attivo significa l'azione quando io la compio e trasforma il mondo fuori di me. Il verbo all'attivo vuol dire salvare. Il verbo nella versione medio-passiva, non vi preoccupate per questa parola medio, che è una cosa che hanno i greci, che erano un po' cervellotici. Comunque, medio-passivo è l'azione che invece ricade sul soggetto mentre la compie. Ci siamo?
il medio assomiglia al nostro riflessivo, io mi lavo, è un'azione che io compio e ricade su di me. Il passivo è l'azione che io subisco. Ecco, al medio passivo, quello stesso verbo da cui viene ritorno e che all'attivo significa salvare, al medio passivo, e qui è finita la parte professorale, già vedo in quarta fila gente che dorme, ma non vi preoccupate perché la letteratura ha questo compito, rilassare le persone. I miei alunni dopo le mie lezioni devono andare in bagno, quindi significa che si sono rilassati moltissimo. Dice, prof, io credo che sia la domanda della vita, sul senso della vita, invece posso andare in bagno? Cioè la grande funzione della letteratura è diuretica. Oppure è quella di rilassarsi e addormentarsi. Voi cosa fate prima di addormentarvi? Se volete addormentarvi, leggete un libro. Se volete rimanere svegli, guardate lo schermo di un cellulare. È chiaro? Perché mentre lo schermo di un cellulare ha una luce che vi illumina e vi tiene svegli, la luce che illumina un libro è quella dei vostri occhi. Siete voi che date le ultime vostre forze per questo. No? È una luce sempre riflessa, è quella della lampadina che rimbalza sul libro, ma voi dovete collaborare. Comunque, chiusa la parentesi. Al medio passivo il verbo vuol dire tornare. Quindi c'è un verbo che quando io compio l'azione è salvare. Quando io quell'azione la ricevo, la subisco mentre la compio, è tornare. Ovvero, non sarà che tornare significa salvare le cose essenziali della vita? E voi che cosa dovete salvare? Nella misura in cui state salvando, state tornando. E che significa salvare? Salvo, la parola salvo, è una parola bellissima anche questa, di un'origine antica, che vuol dire tutto intero. Tutto intero. Vuol dire rendere integro qualcosa. Cioè che tutte le parti del nostro vivere, corpo, anima, mente, cuore, sono integrate. E invece noi ci sentiamo, quando è che siamo infelici? L'infelicità è solo disintegrazione. Disintegrarsi è questo, garantirsi l'infelicità. Abbiamo il cuore da una parte, la testa dall'altra, il corpo da un'altra ancora, e cerchiamo di tenere insieme questi pezzi e non stanno mai insieme. Invece salvare è rendere tutt'uno l'umano, cioè dire io qui sono salvo, sono tornato, sto tornando. Ecco, come finisce l'Odissea? L'Odissea finisce finalmente con l'incontro con Penelope. Al 23° libro dell'Odissea Ulisse incontra Penelope. Finisco questo, così se vuoi la chiudo. C'era un'altra parola che volevo mettere. Questa però parola, fammela raccontare perché è bella. Allora, che succede? Che Ulisse ha sbaragliato i pretendenti e finalmente si trova faccia a faccia con sua moglie. Tenete presente che lui, dopo i 12 capitoli dedicati al viaggio, in cui lui è ritornato a Itaca, quello che noi ci ricordiamo dell'Odissea sono i 12 capitoli del viaggio, ma quella è metà del libro. La seconda metà è quella di riconquista della sua moglie, di sua moglie. Questo per capire che la vita è un'Odissea, eh? E perché? Perché lui quando sbarca a Itaca è un poveraccio che ha perso tutto e nessuno riconosce. È un poveraccio che nessuno riconosce, cioè è quello che non viene dal grande poema precedente, l'Iliade, che con le sue doti militari dice «Ah, ecco, tornato adesso il re, riconquista tutto». Nessuno lo riconosce, sono in 5 che lo riconoscono. Il primo è il cane, quindi se vi sentite poco amate compratevi un cane. Cane che tra l'altro è uno dei personaggi più belli dell'Odissea perché lo riconosce dalla voce, il padrone, e abbaia contento e schiatta, lo ricordate, bellissimo, la morte più bella della storia della letteratura, muore contento, di gioia, gli scoppia il cuore, un cane che ha 20 anni, Ulisse 10 anni di guerra di Troia, 10 anni di viaggio di ritorno, muore, quindi non è stato ucciso innecessariamente un cane, non ci sono state crudeltà su cani nell'Odissea, e lo riconosce dalla voce, e lui lì piange. È interessante vedere nell'Odissea tutti i momenti in cui Ulisse piange, che sono i momenti in cui quel bambino che ha cominciato a nascere lasciando l'isola di Calipso viene restituito a se stesso quando non è più nessuno, lui che per salvarsi si è definito nessuno. Voi vi capita di momenti nella vita in cui non siete più nessuno, non potete dimostrare più niente, siete scarsi.
e c'è qualcuno che vi ama quando siete scarsi, vi riconosce, cioè vi conosce di nuovo, vi restituisce a voi stessi. Questo è tornare. E sono 5 gli incontri che Ulisse in 12 capitoli, la seconda metà dell'Odissea, fa per tornare Ulisse. Cioè non è il grande eroe che riconquista Itaca con la forza, ma la riconquista con le relazioni fondamentali, dal cane alla moglie. Interessante. 5. Ne bastano 5. Ce le avete 5 persone che vi riconoscono quando non siete più nessuno? Quello è il punto di tornare. Altrimenti andiamo sempre fuori, facciamo viaggi di andata, perché andiamo a cercare chissà che cosa, quando si tratta di tornare, cioè di salvare quello che va salvato. E quando finalmente lui sbaraglia i pretendenti, si presenta alla moglie che è lì tutto insanguinato, dice: ce l'ho fatta, li ho sconfitti, e lei lo guarda e dice: chi sei tu? Dice: come? Come? Non lo riconosce, perché lei non se ne fa niente dell'eroe dell'Iliade. Bisogna ricreare le condizioni che lui ha detto a Calipso. Allora lei che cosa fa? Dice: vabbè, per stanotte ti mettiamo alla prova, per stanotte ti facciamo dormire. E chiede di portare fuori dalla stanza nuziale il letto per fare dormire l'ospite. Cosa un po' bizzarra, però questo è il momento più bizzarro e interessante del poema. E Ulisse a quel punto impazzisce, perché il letto nuziale è il letto che lui ha costruito scolpendolo sulle radici di un ulivo. Cioè tutto il palazzo di Itaca è costruito attorno al letto di Penelope e Ulisse. Quello che lui ha scolpito con le sue mani, perché quella radice fosse la base del letto. Poi io non so bene come fosse il materasso e tutto il resto, insomma. Dormivano sul legno, quelle che oggi possono essere le nostre doghe, no? E lui l'aveva. Allora, quando sente dire questa cosa, impazzisce. Dice: ma come? Allora vuol dire che quel letto che era inamovibile non esiste più, il che significa che non esistiamo più noi due. Quando Penelope vede questa reazione, capisce che ha di fronte suo marito e lo riconosce. Questo a dire che in tutto il poema la più furba di tutte è lei. Se vi leggerete il libro, lì c'è il banchetto, comprateli tutti, ne vedo ancora troppi lì su quel banchetto. E quello è il punto. Cioè, quando lei vede la reazione dell'eroe viscerale, cioè non di ciò che lui può dimostrare, ma il fatto che lui impazzisca perché quel rapporto non esiste quasi più. Se il letto è stato tagliato, non vuol dire che il loro rapporto non è più saldo, non è più radicato. Cosa diciamo noi? Mettere radici. Tutto il poema è un poema di ricerca della terraferma. Perché l'elemento liquido, ve lo ripeto, nell'Odissea, non è il Mediterraneo, ma è tutto ciò che mette alla prova la nostra vita, la storia. I greci erano ossessionati dal tema del cambiamento, della storia che passa, di tutto ciò che trascorre, di tutto ciò che porta alla morte, e si chiedevano: ma cosa è fermo in questo continuo fluire? È fermo quel letto. Allora tu capisci che fare ritorno avviene solo nell'occhio, negli occhi di qualcuno che mi riconosce, perché io nei suoi confronti provo ancora la radicalità di quell'amore. E cosa vede Penelope quindi? Esattamente le parole che lui ha detto a Calipso: tu sei più bella, tu non invecchierai, ma io ho scelto lei. A quel punto Ulisse è veramente tornato, Ulisse diventa Ulisse, non con quello che lui sa fare, ma con quello che lui riceve, un ti amo ben assestato. Sì, Alessandro, sicuramente la quarta parola ne abbiamo già, come dire, espresso in tutta la loro potenza diversa, ma la quarta parola era proprio questa, no? Riconoscere. E tu, nel tuo libro c'è una dedica a tua moglie Alice, no? Scrivi: ad Alice che mi ha riconosciuto. Ma l'amore è quindi riconoscere con il cuore? Allora, il libro, come hai visto, si intitola Resisti cuore, perché uno dei grandi doni che ci fa l'Odissea è proprio questo, che è un poema in cui
per la prima volta ci viene raccontato con dettaglio veramente accurato il fatto che noi siamo esseri riflessivi, cioè Resisti cuore non è altro che la citazione di un verso in cui Ulisse in un momento di disperazione si rivolge al suo cuore chiedendogli di resistere, cioè quasi che lui possa guardare la sua vita da fuori e riconoscere che la terraferma è in un luogo che sta più in profondità. Uso la metafora della profondità perché è quella che prevale nel nostro mondo culturale, quella del cuore, se volete, appunto, che è di matrice greca, poi è stata sposata dal cristianesimo. Ma è interessante questo fatto che noi collochiamo la terraferma nel cuore, cioè noi non diciamo, io non dico a mia moglie ti amo con tutto il mio cervello, perché il cervello è pieno, diciamo ti amo con tutto il cuore. E perché proprio con tutto il cuore? Vedete che siamo fatti di parole, siamo fatti di metafore. Cosa diciamo quando diciamo ti amo con tutto il cuore? Perché abbiamo scelto quest'organo? Semplicemente perché l'organo da cui dipende il flusso del sangue, quindi chiaramente la vita, cosa che tradizionalmente tutte le culture hanno intuito e saputo, sì, ma non basta. È un organo, se ci pensate, che ha innanzitutto delle fibre muscolari involontarie, è qualcosa che accade. Se io vi dico in questo momento pensate a un elefante rosa, voi lo potete fare. Se io vi dico fermate il vostro cuore, no, non lo fate, ma tanto non ci riuscite. Sta lì, e hanno inventato delle camere assolutamente insonorizzate, non mi ricordo in quali posti del mondo, e la cosa che hanno dimostrato è che gli umani non riescono a stare in quelle camere per più di un certo tempo perché sono talmente insonorizzate che si sente lo scorrere del sangue nelle proprie vene. Interessante. Cioè il sapere di essere vivi per qualcosa che non dipende da me, che noi è quello che ci dimentichiamo costantemente, che se fossimo più, un po' più consapevoli di questo, cioè un po' più mortali, saremmo un po' più vivi. Perché la cultura greca è una cultura che noi andiamo a frequentare anche nelle sue rovine, vediamo i resti di una statua, di un tempio greco e abbiamo l'intuizione di un mondo bello, abbiamo nostalgia di qualcosa e sono solo rovine, perché questi hanno lottato per strappare alla morte ciò che resta. E infatti anche quel che resta, una rovina, ci basta. E noi che cosa lasceremo che resta? Molto spesso niente, perché non stiamo lottando contro la morte. Ma non lo dico in senso negativo. Credo che sia proprio la cosa a cui educare oggi i ragazzi. Perché si vive in una grande bolla in cui la morte non esiste. La morte e tutti i suoi succedanei, il dolore, la malattia e tutto il resto. Le incomprensioni, le fatiche personali, i difetti, i limiti, ecco. E tutto questo perché lo dicevo, non lo so bene, io come vedete ho una tendenza ad aprire delle parentesi, infatti in classe ho un alunno che è quello che mi aiuta a chiudere le parentesi, mi dice prof dobbiamo chiudere la graffa, poi c'è la quadra, poi la tonda, vabbè. E, no, perché parlavi tu della parola riconoscere. Riconoscere, tu hai fatto questa dedica a tua moglie, ti ha riconosciuto. Esattamente. E, allora, il tema è quello. Noi diciamo di cose che ci interessano, che ci riguardano. Pensateci un attimo, poverino, non ce la fa più giusta. Ma sì, hai ragione. E che cose che ci riguardano. Ci avete mai pensato al fatto che riguardano, c'è dentro guardare? Cioè le cose che ci riguardano sono le cose che mi guardano una e un'altra volta, una e un'altra volta, una e un'altra volta. Perché andiamo a vedere i tramonti? Eppure è sempre lo stesso, perché il tramonto mi riguarda. Quali sono le cose a cui dedicate la vostra attenzione? Quelle che vi riguardano. E quali sono le cose che vi riguardano? Quelle che guardano voi, quelle che hanno una chiamata di destino. E per una persona sono di un tipo e per una persona sono di un altro. E il bello della scuola nei 5 anni, soprattutto delle superiori, è proprio questo, capire quale pezzo di mondo ti riguarda. Perché lì è dove tu sei riconosciuto. Cioè lì dove il tuo destino
quello che tu hai ricevuto senza sceglierlo diventa destinazione. È quella l'energia che rende vivi, rende il vivente vivo. Perché la differenza, ve lo dicevo, fra gli animali e noi è questa, che rispetto agli animali abbiamo in comune di essere viventi, ma quello che gli animali non hanno è essere vivi. A loro basta essere viventi, a noi non basta. Per noi è necessario essere vivi, cioè capire come si fa a non morire. E questo riguarda ciò che mi riguarda. E guarda caso, un poema come l'Odissea ci riguarda dopo 3000 anni, e voi siete qui stasera per questo, non per me. Io sono nessuno, come Ulisse. E mi dimenticherete. E invece quello che può succedere nel vostro cuore e nella vostra mente in questo momento è semplicemente che una nostalgia, un dolore di ritorno si risvegli. Ma non l'ho provocato io, è in voi. È che noi siamo talmente immersi in messaggi di nulla che quello che cerchiamo di fare è non ricordarci che moriremo. Pensatelo, l'Homo sapiens, uno va a leggere i libri e dice come l'Homo sapiens, qual è la caratteristica? Che a un certo punto il pollice di questi primati è diventato opponibile. Dice tutto qui? Sì, perché grazie al pollice opponibile noi abbiamo incominciato a impugnare le cose, a usare gli strumenti, a costruire gli strumenti in un certo modo, cosa che non accade altrove, in altri animali, appunto. E cosa ci facciamo oggi col pollice opponibile? Questo gesto. Lo riconoscete? Quando passiamo i video? L'Homo sapiens chi è? Uno che usa il pollice opponibile per mandare avanti le immagini o i video. E noi siamo quelli più evoluti. Ma quanto siamo evoluti? La cosa che a me piace è proprio questa, che è più vicino all'origine vostro figlio, adolescente o bambino, di voi. I greci sono più vicini all'origine di noi. E noi diciamo, com'è attuale Omero, com'è moderno Omero, ma no. È che è più vicino all'origine. Siamo noi che siamo vecchi. Rispetto a loro noi siamo vecchi. Ci riteniamo più evoluti perché abbiamo un telefono che è un mondo in tasca, ma le cose essenziali della vita è come tu assesti un ti amo. E lì è detto in maniera essenziale. A che punto hai il letto? Io quando, a proposito di letti, faccio una parentesi scolastica, quando cominciano i colloqui con i genitori, chiedo se è possibile di venire entrambi ai colloqui. Non si capisce perché ai colloqui scolastici vengano solo le mamme. È strana questa cosa. Perché? Perché l'amore l'hanno fatto in due. Cioè, quel letto... No? E quindi chiedo, se potete venite entrambi, anche quando i genitori sono separati, non... Anzi, quando sono separati ha maggior ragione, perché il figlio cosa percepisce? Che in quell'occasione loro si rimettono insieme. Cioè che lui vale lo sforzo di ricucire una ferita. E allora quando poi parliamo del figlio, la figlia, i problemi, le difficoltà, dice, ma sì, allora professore, come lo risolviamo? E io dico, dovete fare di più l'amore. Allora si offendono, giustamente, dicono, professore, che faccia il suo mestiere, in camera da letto ci pensiamo noi, che è vero, ma chiaramente è una provocazione, perché quello è il tema, che noi che siamo intrisi di una cultura individualista, crediamo che i problemi si risolvano con l'individuo, mentre noi siamo frutto di una relazione e i problemi si risolvono a livello relazionale, cioè i problemi di un figlio si risolvono paradossalmente, se papà e mamma ne parlano, ma ne parlano senza avere la soluzione, cioè dedicano del tempo, fare l'amore, a quel nome che hanno generato. La misura di tempo che tu dedichi a un nome lo genera, anche se tu non fai niente. Perché? Perché lo guardi con gli occhi di chi ha quel discorso nel cuore e l'essere delle persone aumenta dalla maniera in cui le guardi, cioè dalla maniera in cui ti riconoscono. Cosa diciamo noi di una persona che ci ama? Cioè, è come se ti conoscessi da tutta la vita. E l'abbiamo appena conosciuta.
Dove sta questa metafora? Che vuol dire da tutta la vita? Vuol dire che la vita lì è terraferma, che non passa, che non è soggetta al tempo. Certo, è soggetta al tempo, ma c'è un elemento che in quei due ha questa caratteristica, che poi è chiaro, è quello per cui bisogna lottare tutta la vita per tenerlo vivo e nonostante le fatiche del quotidiano. Allora, la dedica a mia moglie è una dedica che è proprio dentro l'Odissea, perché quello che io ho percepito nel suo sguardo è che proprio quando io ero nessuno, ero tutto. Allora, se io divento nessuno, cioè non so scrivere più i libri, non so, tutte le cose per cui il mondo mi riconosce come qualcuno, io so che posso tornare a casa e c'è qualcuno che mi guarda con lo stesso sguardo. Quella è Itaca, quella è terraferma. Ecco cos'è a riconoscere. Ho capito che compito. Alessandro, tu nel tuo libro parli anche delle tue odissee personali, no? Ecco, ti volevo chiedere, l'Odissea quanto ti ha aiutato poi ad affrontare le tue odissee personali? Allora, io nel libro, se ti ricordi, all'inizio faccio una distinzione fra libri padre e libri madre, che fino a stamattina al mare mia moglie mi diceva, ma io ancora questa distinzione non l'ho capito. Quindi, questo per dirvi che poi la moglie e il marito tanto non capiscono, non mi capiranno mai, fino in fondo. E quindi io adesso la rispiego, ma a beneficio di mia moglie, non... Allora, i libri padre e i libri madre, perché faccio questa distinzione? Perché mentre i libri padre sono quei libri che assomigliano a quelle esperienze che io almeno ho vissuto con mio padre, ma può essere anche diversamente per voi, io parlo della mia esperienza, in cui tu sei già nella vita e il papà ti insegna a superare una paura di qualcosa che tu non sapevi fare. Io ho imparato a nuotare con mio padre, io ho imparato ad andare in bicicletta con mio padre. Quindi per me l'esperienza padre è l'esperienza di uno stare già nella vita e fare un passo in avanti nell'affrontare la paura di qualcosa che ancora non sai fare. Ma la madre è a un altro livello, è il livello dell'essere, è colei che ti dà la luce, cioè colei che fa verità di te. Allora, i libri madre per me sono quelli, non che come i libri padre ti insegnano qualcosa sul mondo che ancora non sapevi, ampliano un po' il tuo sguardo su una parola, sulle cose che fai, ma il libro madre, ed è solo uno, è quello che invece ti mette al mondo. Io che per tutta una vita leggo l'Odissea e non so perché, scrivendo questo libro l'ho capito, perché è un libro madre, cioè è il libro che mi ha dato tutte le parole che mi servono, ma questa è una cosa personale, per essere messo al mondo. Non è un caso che al centro dell'Odissea Ulisse incontri sua madre. Guardate, veramente c'è tutto, il problema è che non l'abbiamo letta. Io lo vorrei fare qui il test di alzare la mano, ma non lo faccio, perché so che a San Vito Lo Capo l'hanno letta tutti. 25 anni di incontri di Giacomo Pilati. A memoria. A memoria la sanno. Allora, cosa succede? Guardate questo essere così vicini all'origine, questo per dirvi che il fatto che noi abbiamo tanti strumenti non significa che siamo più evoluti. È più evoluto chi è vicino alla verità. Se poi lo strumento mi aiuta ad avvicinarmi alla verità, è uno strumento che mi fa venire alla luce. Se invece come Calipso mi tiene nascosto, abbiamo un problema. Quante ore dedicate a questo? Quante... Voi lo sapete, hanno fatto delle statistiche, io non lo so, adesso non mi ricordo il numero, ma è un numero esorbitante di volte che guardiamo lo schermo del nostro cellulare, insomma, in una giornata credo che sia girato alle 500 volte. E voi vi immaginate guardare il marito o la moglie 500 volte gratuitamente? Cioè, già alla quindicesima si preoccupa, dice, è un problema, stai male, no? Allora voi immaginatevi così, ma con quella attenzione 500 volte, come minimo si innamora di nuovo di voi. Dice, guarda, no, perché proprio non ho mai visto niente di simile. Noi lo facciamo con lo schermo di un cellulare, con un oggetto. Ok, e
questo lo dicevo. Mi ha fatto bere troppo stasera, quel liquore al melograno mi ha fregato. No, lo dicevo per da dove eravamo partiti. Lo dicevo quanto ti ha aiutato per le ore. Ecco, lo sì, dicevo personale. Esattamente. E, Ulisse a metà del viaggio incontra sua madre. Perché? Perché lui va nell'aldilà a un certo punto, geniale. Cioè, una delle prove che Ulisse fa nel suo viaggio nei primi 12 capitoli è andare nell'aldilà. Cioè morire in anticipo. Perché? Perché si deve far dire dall'indovino Tiresia se lui riuscirà a tornare a casa. Voi immaginatevi che a metà di una serie televisiva vi viene detto come va a finire. Voi cosa fate? Togliete l'abbonamento della piattaforma. Non la guardate più. Ai greci non interessava questo, interessante questo approccio alla narrazione. Perché Tiresia dice esattamente come andrà a finire, cioè ce la farai. Spoiler, noi diremo oggi. Perché? Perché noi nella cultura moderna, contemporanea, abbiamo bisogno della novità come la cosa che sorprende. Loro invece non avevano questa idea di novità. La novità per loro era collegarsi all'origine, perché l'origine è ciò che non si muove. In italiano è rimasto nell'idea di essere originali. Una persona è originale nella misura in cui è legata all'origine, mentre oggi noi diciamo che sia originale nella misura in cui fa lo scemo. Sei eccentrico, è molto diverso. E infatti, a metà dell'Odissea, alla fine del viaggio, quando lui va nell'aldilà, Tiresia gli dice come finirà. Quindi quello che interessa nella seconda metà dell'Odissea è il come questo avverrà. È il come, ve l'ho detto, è in quei cinque riconoscimenti. Il cane, il figlio, il padre, gli amici, la nutrice, la moglie. Interessante. Il come. Cioè la seconda metà è la parte più importante dell'Odissea. E noi ci ricordiamo di ciclope, le sirene, ma quella seconda metà, chissà dove eravamo. Motivi personali, motivi familiari, ma motivi scolastici, perché poi a scuola non si legge. E allora cosa succede? Che lui, prima di incontrare Tiresia, chi incontra nell'aldilà? La madre, che nel frattempo, durante la sua assenza, è morta. Questo è prendere sul serio la vita. Io non sto facendo letteratura. Io ho mia mamma che ha fatto 80 anni quest'anno. E mi rendo conto, sempre di più, che un giorno non ci sarà più. E io ho una paura matta di questa cosa. Non sono pronto. Perché in qualche modo sarà la fine della mia origine. E guarda caso, l'Odissea mette questo al centro del poema. È il cardine di tutto il poema, l'incontro con la propria madre morta. E la madre cerca di abbracciarlo. Bellissima la descrizione, questo tentativo di abbraccio che viene tre volte fallisce. E lei spiega al figlio, qui noi siamo ombre, non abbiamo più la carne che ci consente di dare abbracci. Tu leggi quella scena e dici, quanti abbracci non dati, ora che abbiamo la carne, per incomprensioni, perché non ci si parla, per delle cavolate, e poi non sarà più possibile. E l'Odissea te lo dice chiaro chiaro, non sarà più possibile. E la madre glielo dice al figlio, io sono morta di crepacuore per la tua assenza. E poi però aggiunge una cosa bellissima. Dice, ma tu torna quanto prima alla luce e tutto quello che ti è capitato raccontalo alla tua sposa. Al centro dell'Odissea c'è una madre che dà di nuovo alla luce il figlio. Cioè c'è l'incontro con la propria origine che sembra finita, ma viene consegnato un nuovo modo di avere origine. Torna quanto prima alla luce e racconta tutte queste cose che ti sono capitate alla tua sposa. C'è un'altra donna che ti darà la luce. Quando tu racconterai lei, che cosa? Cosa succede dopo che
Penelope e Ulisse si riconoscono. Omero dice che lei gettò le braccia al collo di lui come un naufrago che tocca la riva e usa esattamente gli stessi versi che ha usato per Ulisse, che è realmente naufragato. Ovvero entrambi hanno fatto il viaggio. Lei da ferma, in una cultura come quella omerica in cui la donna comunque è a casa, non possiamo pretendere di trovare chissà quali miracoli. Ma è interessante che usi gli stessi versi di colui che invece ha fatto un movimento di navigazione. Tenete presente che lo stratagemma attraverso cui lei ha mantenuto viva la memoria di Ulisse, e quello, ve lo ricordate, della tela cucita e scucita, no? Cosa aveva detto ai pretendenti? Nel momento in cui finirò questa bellissima tela, deciderò chi sposare uno di voi, no? Ma lei cosa faceva? Di giorno la cuciva e di notte la scuciva. I pretendenti erano talmente rincoglioniti che credevano ancora a questa cosa e aspettavano da tanti anni, no? Quindi, vabbè, figuratevi se lei poteva sposare uno di quelli. E nell'arte del telaio, come si chiama la spoletta che fa passare la trama nell'ordito sopra e sotto? Navetta. Interessante che c'è una navigazione che lei ha fatto attraverso questo stratagemma. Cioè, quello stratagemma cosa racconta? Che Penelope tiene la trama del racconto possibile, perché se lei avesse sposato uno dei pretendenti, Ulisse tornava ed era un perfetto nessuno. Cioè, dal punto di vista di lei, c'è la stessa scelta di Ulisse di lui che vuole tornare a casa perché ha scelto lei. Non ci sarebbe Odissea senza Penelope. Ok. Ma cosa succede dopo che i due si sono riconosciuti? Che finalmente vanno in quella camera da letto, su quel letto che lui ha scolpito. E che cosa devono fare? L'amore? Giusto? Ma lui, prima di cominciare questo, cosa dice? Aspetta, dice, come 20 anni, basta. Cioè, anche lei ha le sue esigenze, no? E dice, che c'è? Dice, c'è una cosa che ti devo dire, altrimenti non ci possiamo unire. E che cos'è? Che io so come morirò. Perché Tiresia, quando lui è andato nell'aldilà, non gli ha detto solo come sarebbe andato a finire, cioè se ce l'avrebbe fatta a tornare, ma gli dice anche come avverrà la sua morte. Vedete i greci come sono seri? Altro che spoiler. Immaginatevi di sapere di sapere come morirete. La prima cosa che dovete fare è trovare qualcuno a cui confidarlo. E lui lo racconta a lei. E poi gli racconta tutta l'Odissea. A me piace pensare che l'Odissea non sia altro che il racconto che lui quella notte fa a sua moglie. E poi fanno l'amore, Omero lo dice benissimo, dice, trascorsero tutta la notte tra i racconti, miutos, miutoi, i miti, le parole, e appunto i corpi, e l'amore. E sono talmente tanti questi racconti e questo amore che devono fare, che interviene Atena, che è insomma, diciamo, quella che gestisce tutta la trama del poema, che blocca il carro del sole. Cioè, siccome la notte non basta, lei blocca l'alba, perché questi due, per raccontarsi queste cose e fare l'amore, hanno bisogno di una notte che duri il doppio. Io infatti, quando stiamo arrivando a questo punto, mi dice, guardate, l'Odissea è il trucco perché voi abbiate delle prestazioni erotiche favolose. Cioè, non vi fidate di pillole cose. Cioè, il segreto sono le parole. Il segreto è che tu trovi qualcuno a cui puoi dire come muori, dove muori, e quello non se ne serve per ammazzarti, ma ti custodisce quando tu sei nessuno, cioè quando tu sai come morirai. Allora voi capite il legame fra la madre che dice torna quanto prima la luce, tutto questo raccontalo alla sposa, e questo momento in cui l'eroe si compie, perché questo accade. Allora, prima di salutare Alessandro Lavenia, primo l'assessore alla cultura e comune San Vito Capo di Raggiungere, che tra l'altro è un insegnante, quindi credo che questi argomenti l'abbiano toccata particolarmente. Grazie. No, comodo. Dando grazie a questo numerosissimo pubblico e per la bella serata, per le belle riflessioni e per averci presentato
l'Odissea in una nuova versione, di sicuro non quella che abbiamo studiato ai tempi di scuola. Infatti dico che i suoi alunni sono alunni fortunati, perché sì, secondo me sono molto fortunati, perché comunque ecco, riesce a trasmettere, come ha fatto con noi questa sera, agli alunni quello che è l'amore proprio per la vita, attraverso questo modo di insegnare. Io sono un'insegnante, infatti stasera ho preso spunto da quello che ha detto, perché diciamo veramente mi hanno toccato le sue parole. Grazie, grazie ancora. Grazie a tutti voi. Grazie a voi. Vi ricordo il banchetto della libreria del corso, firma copia di Alessandro D'Avenia, la cantina chitarra, e insomma Alessandro sarà felice di firmarvi le copie, dovranno scoprire. Con moderazione. Non tutti. Certo, vi do appuntamento per l'ultimo incontro il 31 agosto, Luciano Mirone. Il caso Martoglio, grazie ad Alessandro. Grazie. Salutiamolo a voi, con grazie un grande Giacomo, applauso. Grazie. Grazie a tutti voi. Buone vacanze, buone vacanze. Leggetelo di sera, 12 ore ci vogliono. Stasera potete cominciare. La libreria aperta. Se non leggete il mio libro, eh.